Purtroppo i casi bisogna un po' provocarli, cioè noi non abbiamo fatto una cosa un po' aggressiva, no? Cioè, ad esempio noi potevamo dire un po' di cose che ci sono accadute nella realizzazione di questo film che non abbiamo detto, perché pensando che forse un po' ci arrivavano, invece non ci è arrivato nessuno. E potevamo andare, cioè costringere, non so, Tanzi o Tonna a vedere il film e guarda caso c'era un giornalista, potevamo fare tante cose che si fanno abitualmente, non le abbiamo fatte perché non è il nostro stile, perché non era il film giusto, perché non è un film che vuole essere polemico e provocatorio, che vuole dire adesso vi raccontiamo esattamente come sono andate le cose e questa è la realtà rivelata da noi, così. È un film così che lascia aperte anche delle possibili interpretazioni sulla realtà e forse adesso invece è più, mi viene a dire, di moda così fare le cose un po' più dirette, un po' più aggressive, un po' più urlate, un po' più gridate, e questo diciamo è la spiegazione che mi do io sul fatto che non è entrato nel dibattito, che nessun giornalista di così politico, economico ha parlato e ha riflettuto su questo film. No, ci sono state delle eccezioni, perché siamo andati anche all'Infedele con Gad Elmaleh, che infatti è stato uno dei pochi che ha visto nel film un legame con l'attualità, no? E quando poi ci ha invitato alla trasmissione non sapeva nemmeno se parlare di Geronzi, della Parmalat, di Bondi, della finanza creativa. C'erano talmente tanti argomenti che non sapeva neanche bene quale affrontare. Poi però c'è un fatto che al di là, diciamo, del caso, no? di una cosa un po' più mediatica, effettivamente poi la gente, soprattutto in provincia, e io vorrei raccontare questa nostra visita a Parma, che noi siamo andati a Parma, non siamo andati appunto con i giornalisti al seguito, con l'idea di incontrare i risparmiatori, di dire ma lei si sente rappresentato, no, non mi sento rappresentato, voglio denunciare tutti, no, cioè, non ci siamo andati con questo scopo, siamo andati semplicemente a fare un incontro come quello di questa sera. E effettivamente Parma ci ha un po' risposto, perché ci ha detto noi, perché effettivamente anche loro si sono interrogati del perché non sono andati loro a vedere il film, e ci hanno candidamente rivelato che loro, la rimozione è molto più semplice della riflessione, e quindi appunto qualcuno ci ha detto io lavoro anche adesso alla Parma, per me è stato un dramma di 15 anni, quindi non ero pronto, che è un po' la risposta che ha dato Francesca Tanzi quando gli hanno chiesto se ha visto Giulia, io no, non sono ancora pronta, no? Cioè, che bisogna fare per essere pronti, però è insomma lì a Parma, che non l'abbia visto Francesca Tanzi ci credo poco, no, ma infatti può anche dirlo che non l'ha visto. No, comunque, insomma, sì, forse sì, c'è una piccola rimozione collettiva, poi ci sono tantissime altre spiegazioni che però sono noiosissime in questo momento, che hanno più a che fare con un sistema di distribuzione, di lancio, di sale e di tempo, perché io sono profondamente convinta che il film, se avesse la possibilità del tempo, quello che una volta si chiamava un po' passaparola, e che ci fosse la possibilità così di stare nelle sale, di andare anche a presentarlo e a spiegarlo a molte persone, probabilmente potrebbe fare anche dei numeri, però questo tempo non c'è più, perché tutto si deve consumare in poco tempo, e quindi molto probabilmente la nostra vita nelle sale durerà ancora poco. Quindi insomma, questo però ha a che fare più con un sistema, diciamo, legato all'attuale ciclo commerciale del cinema. E poi invece, se devo fare una nota un po' più polemica e politica, penso che il cinema sia un po' uscito dalla vita pubblica del paese e che quindi non venga preso più come riferimento e come modello, no? D'altronde
il cinema in televisione non c'è più, non ci sono trasmissioni televisive che parlano di cinema, non ci sono, non, sì, quando andiamo a Cannes vinciamo un premio, ah, ma quanto siete bravi, quanto siamo bravi, però poi la cosa finisce lì, cioè non c'è un orgoglio nazionale rispetto al cinema. È il frutto di una mancanza di politica culturale di questo paese in generale da un bel po' di anni a questa parte, anche. Questo non voglio dire che, cioè, io concordo appieno con tutto ciò che ha detto Francesca, non vorrei che passasse come una forma di giustificazione di ciò che è accaduto, perché poi per noi quando si esce in sala c'è sempre il punto interrogativo, nel senso, cioè, fa parte del gioco. Ti fa un po' rabbia quando il gioco è un po' sporco e allora fai fatica a giocarlo, quel gioco là. Detto questo, appunto, poi, ma questo lo diciamo rispetto al fatto che in molti casi abbiamo verificato che il film, perché a volte, no, ne parlavamo anche prima, capita che dei film partano molto forti, perché magari anche molto con investimenti, insomma, pompati con investimenti pubblicitari, ma e poi si spengano facilmente. Quello è piuttosto evidentemente un indice di non gradimento di quello che c'è stato, cioè uno è stato invogliato ad andare perché sollecitato, no, da pubblicità e così via, e poi ha fatto un passaparola in negativo, no? Ecco, il nostro problema è stato partire molto male, cioè è come se o non si sapeva che quel film era quello, o non si è voluto andarlo a vedere perché si sapeva che era quello. Cioè non abbiamo avuto l'effetto noi di affievolimento, cioè non c'è neanche stata la percezione da parte nostra rispetto ai numeri sul gradimento, sul non gradimento, non so come dire. E questo ti lascia un punto interrogativo, che poi dici, magari insomma partiva forte, dopo si spegneva, capivi che quello che volevi comunicare nella gran parte delle persone che l'avevano visto non era arrivato, e su quello uno ne prende atto, perché poi succede, insomma, i film si sbagliano anche, come qualsiasi cosa, quindi per carità, tutto qua. Salve, complimenti per il film, è molto avvincente, prendi perché.